volevo darvi il benvenuto, sono la delegata regionale del Trentino Alto Adige dell'Associazione Nazionale Le Donne del Vino. Bene, grazie, un grazie personale a nome di tutte le donne del Trentino Alto Adige, donne del vino, perché avete accettato con entusiasmo questo invito. La tua azienda, l'azienda agricola Moser, si trova nella zona di Trento, sulla collina di Trento, è un'azienda bellissima. La nostra è una famiglia di tradizione contadina e vignaiola, perché già i miei nonni coltivavano le viti in Val di Cembra. Poi l'occasione è venuta una volta terminata la carriera ciclistica di mio papà nell'87, quando lui ha ulteriormente investito in una nuova cantina dove oggi ci troviamo, che è proprio sulle colline a nord di Trento. E Lucia Letrari, che adesso chiamo vicino a me, Lucia, tu sei proprio una passionaria e si chiama cuore, no? Il tuo calice. La passione ereditata da papà e nel Trento Doc come in tutti i vini. In questo caso oggi ho scelto di presentare un prodotto che è nuovo, un Blanc de Blanc, uno Chardonnay in purezza, un 2008 riserva. Da qui il nome cuore che tanto perché lo standard non mi piace eccessivamente, ci ho messo una Q. Di Roberta Stelzer, Maso Martis, Martignano, Trento, Roberta. Buon pomeriggio a tutti, sì, la mia storia è un po' diversa dalle colleghe. La mia è stata una scelta d'amore, e io e mio marito siamo la prima generazione della nostra cantina. Camilla Lunelli, Ferrari con Giulio, giustamente. Camilla, ben arrivata, grazie. Ho scelto di portare oggi il Giulio Ferrari Riserva del fondatore, innanzitutto perché è la vendemmia 2002 e pensavo potesse essere interessante, perché voi che siete qui, che probabilmente avete già avuto modo di degustare questo tipo di vino, di avere in anteprima l'annata che uscirà peraltro a breve sul mercato. Il vino che segue è il vino della nostra presidente, voglio davvero che lei venga vicino a me, dimentichi di essere presente, tu sei una donna del vino, sei una grande produttrice e in questo momento rappresenti anche l'Alto Adige, perché lo porti con te qui tra le donne del vino. Io faccio parte dell'associazione ormai da tanti tanti anni, sono entrata in un'azienda familiare di ormai 140 anni, 1869, per cui ho dovuto darmi un po' di spallate per riuscire poi a fare quello che io pensavo fosse una cosa necessaria avendo dei vigneti talmente belli. Masopoli è un'azienda totalmente al femminile, incomincia la mamma alla fine degli anni 70, acquista questo maso che si trova sulle colline avisiane, in un posto che è proprio il poggiolo sulla piana rotagliana e sulla valle dell'Adige. In azienda poi siamo subentrate tutte e tre noi figlie femmine, quindi è totalmente al femminile. L'azienda c'è da tanti anni perché è dall'82 che si produce, si vinifica, è stato il Cabernet Sauvignon il primo vino dell'azienda. Però per noi il Pinot Nero è il vino del Vallarom, perché è stato quello che ci ha permesso di arrivare a fare questo prodotto ad oggi, insomma. Brava, brava, brava. Grazie mille. Brava. L'ultimo calice di questa sera è il principe tra i vitigni autoctoni del Trentino, il Teroldego Rotagliano. Cristina Endrici. Noi adesso abbiamo nel bicchiere il Gran Masetto. Il Masetto per noi è una... è un vino, cioè un nome particolare che ha fatto già i fondatori, appunto nella nostra località si chiama Masetto. Grazie moltissimo ad Aurora che ha condotto questo evento.